tempo fa, stavo tanto tempo fa, no? Perché la mia vita dura da tanti anni ormai, è quella professionale da 40 anni, quasi la stessa età di Mick Jagger. Stavo in un posto, no? Significa molte cose questa cosa che vi sto per dire, e non è affatto d'iniziazione di un programma televisivo, ma siccome a me piace rivoltare tutto e fare tutto il contrario di quello che farebbe uno stolto, allora ve la voglio raccontare. Stavo in questo posto, non c'era nessuno in questo posto, e facevo così sui capelli, no? Mi tiravo i capelli, me li tiro, me li tiro, me li tiro. Io riuscivo a sentire il rumore dei capelli che cascavano per terra. Dietro questo c'è molto di altro, chiaramente. Cosa significa? Che stavo in un posto dove non c'era niente, non c'era nessun rumore. C'era solo desolazione, nient'altro. Volevo raccontarvi questo episodio della mia vita per farvi riflettere un po' su alcune cose. Vi ricordo sempre con Richard Benson, il venerdì alle 22 su Televita. Su Televita, venerdì alle 22. Devo dire che la scorsa settimana ha avuto un successo così incredibile da non riuscire a contenere tutte le richieste. Anche il nostro sponsor, Istinti Musicali, con Angelo Carpenelli, c'è un problema telefonico in questo momento, ecco, poi lo raccogliamo, con Angelo Carpenelli, no, perché stavo guardando praticamente, io devo fare dei cronometraggi praticamente di alcune cose, no? E poi mi disturbano. Comunque, in ogni caso, con Angelo Carpenelli, poi mi sono scordato pure di segnare l'orario, per cui è tutto un dire, no? Quando stai con me a volte succedono le peggio cose. Comunque, un successo incredibile. Non lo dico per vanto, non lo dico per labiale enfatizzato, non lo dico perché devo mettermi su un gradino da qualche parte, anche se gli angeli di Giacobbe salirono i gradini, gradino, le scale, gradino per gradino, anche se avevano le ali, e allora anche se hai le ali, i gradini vanno fatti uno per volta, capito? È inutile che voli subito verso l'alto, noi esseri umani, senza fare un gradino alla volta. Troverai molto più beneficio quando sei arrivato al dunque, chiaramente. La stessa cosa con le donne. Ma le donne, no, sono diventate... A me piacciono molto le donne, veramente. Siamo molto, però sono diventate molto strane, molto strane. Ricordo le donne negli anni 70, non voglio essere uno vecchio, per carità, però... C'era un po' più mente aperta, più, no? Più discorsi, più parole, più idee, più voglia di fare cose di vario genere, di suonare, più rock, più, più aperte dappertutto, o più chiuse da qualche altra parte. Adesso sembra che non sanno quello che vogliono molto bene, ma anche molti uomini, purtroppo. Io cerco di dare quello che ho accumulato di esperienza in questi 40 anni e passa di musica, di serate, di 3.050 serate, oltre 3.050 serate, andando in giro nei furgoni, nei club, nei discoteche, nei sala concerto, nelle cantine, nei bugigattoli, dormendo sui treni, nei furgoni, per anni e anni e anni ho fatto sta vita, allora cerco di dare una dimensione di quello che è un'altra vita rispetto a quella che vede un granello di polvere. Ah, oh, hai fatto un po' di polvere, ah, oh, hai sporcato con la sigaretta, hai buttato la cenere per terra. Voglio vedere quando sei finito, quando pulirai quella bella cassa che ti aspetta un giorno, se pulisci la cenere, no? A cosa serve, no? Io butto le sigarette per terra, io faccio così, mi viene naturale.
Poi sarà sbagliato, sarà giusto. Ma che cos'è sbagliato? Cos'è giusto? Cos'è una parolaccia? Che cos'è non è una parolaccia? Ma chi l'ha detto? Arriva uno nuovo e cambia tutto un'altra volta. Quello si può dire, questo si può fare, quello si può non fare, quello si può dire, prima non si poteva dire, adesso si può fare, prima non si, può, si fumava, adesso si può fumare, poi arriva un altro e dice un'altra ancora, capisci? Figuriamoci io! Se mi viene di se mi viene voglia di seguire qualcuno, capito? Appena sento qualcuno che mi dà un consiglio, mi esce subito dall'altra sponda, allora dico, ma quanto è dura la vitella, ma quanto è dura la vitella, devo dire che è proprio dura, eh? È proprio dura a volte. Comunque, il brano che ha avuto più successo, diciamo, di vendita internos la settimana scorsa è stato il brano degli Angtoria.
Beh, evidentemente c'è della gente che ha ancora un lato melodico, anche perché devo dire che ho avuto tantissime richieste per il disco da solo di Nilsson, anche per il pezzo dei Rage, quello là molto melodico, cioè sono, piace ancora molto, quando un pezzo è bello, non c'è niente da fare, capito? Questo degli Anctori è bello e funziona, ecco, non sarà il massimo dell'impegno. Il resto del disco è un po' pop gotico, un po' facile, un po' più interessante in altri momenti, suoni comunque stupendi, calibrati benissimo, mixati benissimo, eccetera eccetera. Questo forse è il pezzo più bello, il pezzo che a me piace di più, che mi dà più sensazioni. Devo dire che la scorsa settimana sono stato invitato per la candidatura di Stefano Sarcina, il mio editore, e vorrei mandargli veramente tanti tanti auguri. Io non potevo essere presente perché me lo fa sapere il padre due giorni prima, io ho già preso un impegno a Voghera vicino Milano, appunto per il mio show, appunto Richard Benson che sta in tournée. Ricordo due elementi nuovi nel nuovo gruppo di Richard Benson, tra poco ancora stiamo facendo delle prove e speriamo presto di fare dei nuovi grossi concerti, comunque li faremo sicuramente perché la richiesta è continua, per cui appena mi decido che dico va un po' meglio la prova, ma sta andando, andando tutto bene, è colpa mia perché sto in giro da una parte all'altra, Milano, Napoli, poi devo partire per un'altra località, poi devo venire a Televita, poi c'è un appuntamento con un manager, poi c'è un appuntamento con una, per far doppiaggio, poi c'ho altri affari in mezzo mondo, Zurigo, Belgio, Bruxelles, Praga, Londra, Vienna, Amsterdam, capito? Tante, tante cose che non, a volte mi rimane difficile da seguire tutto quello che sto mettendo in piedi, non è anche internet con Televita, ecco. E ringraziamo sempre Gerarca Infernale, se la dovesse prendere un'altra volta, se la dovesse prendere un'altra volta, capito? Per questi ragazzi, no, a me mi possono dire tutto, capito, no? E la parrucca, togli della parrucca, e sei un grande frocio, e se divertono. Mi sembra che più mi vedono incazzato, più loro sono felici. Capito? Più sono incazzato, più loro si divertono. Però guai a dire una cosa a loro. Loro sono degli dèi, sono come Gesù Cristo. Non gli vuoi fare una critica, ma non solo ai miei fans, ai miei amici, questo è il guaio. I miei amici, ah Richard, dovresti parlare di meno e suonare di più durante i concerti. Poi c'è una richiesta di gente che vuole sentirmi parlare e non suonare. Gli altri, ah dovresti parlare di più e suonare di meno, oppure dovresti fare così, 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 così. Appena io dico qualcosa di loro, no? Tu invece dovresti cercare di capire meglio l'arte di adesso, onde invece di fare una serie di quadri che non venderai mai, che ti costano un sacco di lavoro, i colori da comprare, le tele, le cornici, i trasporti dei quadri, l'affitto delle sale dove esporre i quadri, e non vendi un quadro, dovresti capire che è l'ora di cambiare un po', perché magari la tua arte non sta funzionando a livello commerciale, per cui devi fare un altro lavoro. Non ti puoi permettere a fare l'artista, devi andare a fare un altro lavoro, capito? Per cui, però, no, loro soffendono poi, no? Soffendono e non si fanno più sentire, succede, no? Invece devi essere aperto, no? Io ti sto dicendo una cosa da manager. Io ti sto facendo il tuo manager, tu devi essere cosciente, e sono passati 22 anni che insisti sempre con quel tipo di arte. Ancora non l'hai capito che il mondo è cambiato, che i giovani sono cambiati, che la gente è cambiata. Uno che vuole acquistare un quadro, vuol fare un affare, devi essere nel catalogo Bolaffi, lui vuole investire i soldi per poi magari rivendere il quadro quando quest'artista è cresciuto di più al doppio della cifra, vuole fare un affare economico. Se tu non hai un nome, non lo puoi fare sta affare, almeno che non sei già uno così che vendi a poco prezzo, capito? La gente non lo può capire questo, come i gruppi, no?
i locali non ci pagano. È certo che i locali non vi pagano, sono tutti vuoti i locali quando suonate, quando sono pieni vi pagano. Quando portate gli amici, i cugini, le fidanzate, le amiche delle fidanzate, le mamme, le nonne, portatele tutte a fare un biglietto, chiaramente sarete pagati. Ma mi pare logico, con l'Empals, con la SIAE da pagare, col servizio d'ordine, con la pulizia del locale, col barman, con tutto quanto, con la luce, con l'affitto del locale, eccetera. E poi si lamentano. Voi non vi dovete lamentare, cioè dovete mettervi bene in testa la realtà vigente che vige quando uno fa un certo tipo di mestiere. Come io sto a Televita, io devo portare a Televita un certo tipo di audience, un certo tipo di gente che mi segue, facendo quello che mi piace senza snaturarmi, che l'emittente sia felice del mio lavoro e che abbia un giusto resoconto di contraccambio. Su questo non ci piove. Se no non avrei questo spazio. Comunque andiamo avanti col prossimo disco. Loro sono i Death SS! Ecco, ho parlato troppo stasera, ecco, però devo ringraziare Angelo Carpenelli, Istinti Musicali, Via delle Albizie 22, scusami Angelo, mi sono lasciato prendere al discorso, la settimana scorsa ti ho fatto un sacco di pubblicità, comunque sempre Angelo, sempre il punto fisso, il mausoleo del metallo e oltre a Via delle Albizie 22. A questo punto il disco nuovo dei Tool, se sei pronto ascoltiamo solo un piccolo estratto, se siamo pronti aspettiamo un attimo che siamo pronti, Tool, un piccolo estratto. Tratto per il gran finale poi.
Tratto dei Tool, disco nuovo, ma dobbiamo chiudere la trasmissione con Richard Benson sempre il venerdì alle 22. Ci vediamo la settimana prossima con tante altre novità, ma c'è una novità veramente esaltante che non potevo non mettere. Abbiamo pochi minuti, ho detto un pezzo che dura, tutto un pezzo unico che poi al suo contempo c'ha 43 pezzi messi in mezzo. Loro sono uno dei più grandi gruppi del heavy metal progressivo dell'ultima generazione. Si chiamano Beyond, lo posso dire? Siamo pronti? Sì, mi hanno detto tutti sì, siamo pronti per la nostra cavalcata finale. Ma quale cavalcata? Quella con quella di quella sera che gli ho detto, oh, a bella, ma che te vuoi fare una cavalcata?